3-3 il punteggio tra i Barbari contro il Siviglia, maglia verde. Seguiamo ancora l'azione qui del Barbari, maglia nera, ricordiamo. Bellissima partita nel primo tempo, qui sul finale quasi. Numero 4, migliore della settimana, Ciro. Tenta il colpaccio di puntata di destro, palla che non arriva a buon fine. Si ripartirà a fallo laterale con Panza del Siviglia sulla fascia destra, vediamo qui. Si appresta a battere lungo il pallone. Interviene bene lo stesso Beneduce. Sotto porta, nuovo acquisto. Bravissimo con i piedi, si porta la palla sul destro. Ottimo Maisto che butta in fallo laterale. Ancora, in mezzo all'area, Panza sopra di petto a favorire l'intervento di Basile, che però si allunga male il pallone. Sotto porta i Barbari, 2 contro 1, Ernesto Borriello si mangia il gol, anzi più che altro ottima parata del portiere, palo gol, grandissimo gol, portiere non vede arrivare il pallone, la vede soltanto alla fine, non può fare nulla e i Barbari si portano su 4-3, nuovo vantaggio qui quasi allo scadere del primo tempo. Grandissimo tiro di Ernesto Borriello, ribattuto dal portiere, e il numero 6, nuovo acquisto che non sbaglia. Devo dire, portiere esente da colpe, visto che il campo è molto scivoloso e ha visto soltanto la palla all'ultimo momento, è passato in una selva di gambe. Ancora sotto porta Maisto, vantaggio dell'arbitro, se fallo su Morvillo, Panza ci prova da lontano, un tentativo abbastanza velleitario, visto che da quella posizione con il portiere molto alto è molto difficile fare gol. Lo stesso portiere dei Barbari passa la palla a Beneduce. Sotto porta il famoso nuovo acquisto che, di cui ci sfugge il nome, tenta un destro insidioso, il portiere lo controlla e la grande intervento di Barone, scusate il troppo zoom, grande intervento di Barone di testa a favorire l'intervento dell'estremo difensore bianco-verde. Beneduce si fa tutto il campo, subisce fallo da Morvillo che l'arbitro redarguisce subito verbalmente. Ed è il nuovo acquisto che vediamo quest'ultima azione. Grandissimo tiro del nuovo acquisto, punizione dai 100 metri, grandissimo destro del numero 6. Il cognome? Longobardo, nuovo acquisto dei Barbari, subito la punizione che trafigge, toglie le ragnatele dal set. Possiamo chiudere qui il collegamento, 5-3 per i Barbari alla quarta giornata di Snow Cup. Ciao, alla prossima.